Ok, Claudio, allora, prima partita ufficiale, dopo 13 minuti hai fatto gol, non so se sei scaramantico, ma sei partiti col piede giusto comunque. Sì, siamo partiti bene, abbiamo vinto questa partita, abbiamo superato il turno, adesso ci aspetta il secondo turno col Frosinone. Siamo contenti della prestazione e soprattutto della vittoria e io altrettanto contento personalmente per il gol. Sempre bello, no? Partire subito rompendo il ghiaccio, no? Penso sia importante per un attaccante che vive di gol. Sì, come sempre io ci tengo a segnare, a fare gol, però prima di tutto viene il risultato della squadra, come ho sempre detto anche l'anno scorso, il gol è importante per un attaccante, però prima viene il risultato, quindi se avessimo vinto e non avessi fatto gol sarebbe stata la stessa cosa, però è ovvio che per un attaccante la felicità del gol è sempre importante. Senti, ormai sembri esserti calato bene in questo ruolo di esterno, insomma, molto offensivo che ti chiede Mandorlini, perché cioè, insomma, ti sei messo a disposizione, però sembra che sia ritagliato bene per te questo ruolo. Io cerco sempre di mettermi a disposizione dell'allenatore in qualsiasi ruolo mi faccia giocare. E comunque penso di trovarmi bene, di cercare di fare quello che mi chiede, mettendoci un po' del mio, un po' delle mie caratteristiche. Ovviamente lo faccio con caratteristiche diverse, sono più attaccante, però insomma l'impegno è sempre massimo. Cerco di captare durante gli allenamenti quelle che sono le indicazioni del mister, cercando di farle mie e poi un po' di mia personalità e mie caratteristiche. Comunque penso che è un ruolo che posso fare, poi ovviamente in un futuro potrò fare anche la punta centrale qualora il mister lo volesse, o insomma, comunque a disposizione, quello che c'è da fare, insomma, si prova e si fa del il meglio possibile per farlo. Senti, invece come la vedi per domenica? Insomma, che c'è questo sciopero che pende e la decisione spetta quasi a voi, insomma, a voi come collettività e com'è la situazione, come la vedi in vista della prima di campionato? Beh, la situazione non è sicuramente semplice. C'è un buono scontro tra la nostra associazione, l'AIC e la Lega. C'è questo tira e molla. Noi come calciatori, la maggior parte sta pensando di non giocare, di fare lo sciopero, perché comunque anche noi Padova ci troviamo d'accordo con questa scelta, dell'associazione. Queste liste a 22, insomma, ci penalizzano molto come categoria di lavoratori e tolgono molto spazio a tanti giocatori che si trovano senza squadra e in futuro potrebbe essere qualcuno dei miei compagni o io per primo. Quindi riteniamo che le cose cambino, poi adesso spetta all'associazione e alla Lega trovarsi, incontrarsi, diciamo in una via di mezzo. Ora io non posso dire altro, però penso e spero che troveranno un accordo giusto e magari non salta anche lo sciopero se lo dovessero trovare, altrimenti non so se si giocherà, probabilmente no. Tornando un po' sulla squadra e sulla partita di oggi, per carità, un avversario di Serie D, però sono anche le partite quelle che possono nascondere più tranelli e che possono avere dei cali di attenzione. Mi pare che su questo piano la squadra abbia risposto bene, no? Sì, anche prima della partita io è una cosa che ho detto, sono le partite più difficili da giocare, quelle con categorie inferiori, dove magari mentalmente non sei sul pezzo, invece noi l'abbiamo affrontata alla grande, siamo partiti forti fin dall'inizio e abbiamo concesso praticamente niente agli avversari, siamo stati sempre concentrati, è stata una prova importante perché
finora bene o male avevamo giocato contro squadre superiori a noi, quindi con la Lazio, la Serie A, la Reggiana, la Serie B, e sono partite facili da affrontare perché le motivazioni le trovi giocando contro queste squadre, che puoi dimostrare, mentre giocare con una Serie D è un pelo più difficile trovare le motivazioni. Noi abbiamo dimostrato di essere una grande squadra anche in questo. Ciao Claudio, mi inserisco. Fai. Ok, grazie. Mi inserisco, non so se te l'hanno già chiesto, ero curioso di capire quanto significhi per te il gol di questa sera, sia da un punto di vista realizzativo, no? È sempre importante sbloccarsi, sia da un punto di vista mentale, dopo il finale di stagione un po' particolare che hai vissuto te nella passata stagione. No, sicuramente è importante, ci tenevo a fare bene, anche perché venivo da un paio di partite in amichevole dove avevo giocato poco e ci tenevo a dimostrare che il mio spazio lo posso avere. E poi, insomma, come dicevo prima, per un attaccante segnare è a volte fondamentale, è importante per una fiducia, per una cosa personale, e quindi è sempre una bella cosa, dai, diciamo così. È esagerato dire che sia stata una liberazione o ci avviciniamo un po'? No, è esagerato. Okay. Sì, è esagerato. È stato, diciamo, il coronamento di ottime prestazioni, anche in pochi sprazzi di partita che ho avuto a disposizione nell'amichevoli, perché comunque avevo segnato nell'amichevole con Legnago, Virtus Verona, avevo fatto l'assist con la Reggiana e ci tenevo a segnare alla prima ufficiale di quest'anno, per dimostrare che comunque ci sono e voglio fare un ottimo campionato. E invece dire che il Padova è la favorita o una delle più grandi favorite del campionato è esagerato oppure no? È una delle favorite, probabilmente, sicuramente siamo un organico importante, il direttore ha costruito una squadra di alto livello e è ovvio che ci sono altre squadre che stanno lavorando per costruire squadre per lottare per la vittoria del campionato. Noi siamo una tra quelle e ce la metteremo tutta per essere quella in alto di tutti alla fine del campionato. Quello sicuramente. A posto, ragazzi. Un'ultima cosa al volo, scusami. Carlo. Sì, per te era la prima gara giocata senza pubblico? No, avevo giocato l'ultima dell'anno scorso dei playoff. Ah, ok. Secondo tempo contro la Juventus. Quindi quanto? Ugranio, sì, era la prima che giocavo senza pubblico. In un flash che il campionato sarà, se sarà così senza pubblico, cosa potrà dare, magari cosa potrà togliere? Questa è una bella domanda. Io penso che ci sono alcuni giocatori che soffrano le pressioni del pubblico e altri che il pubblico gli riesce a dare qualcosa di più a livello di motivazione. A me personalmente il pubblico aiuta e in un calcio senza pubblico è difficile da giocare. Però secondo me la nostra squadra ci può togliere qualcosa a giocare senza pubblico, perché siamo una squadra con una personalità forte e quando c'è il pubblico che ti spinge, ma anche il pubblico avversario che magari ti fischia, ti insulta, a me personalmente, ma penso anche ai miei compagni per la personalità che hanno, ci dà uno stimolo in più. Non averlo, abbiamo uno stimolo in meno, però comunque vada, siamo una squadra forte e penso che faremo un buon campionato lo stesso.